chiese sua mancia in Italia, vecchie e nuove. Così scriveva Tommaso Pazzello in delle due vecchie delle storie di Sicilia, 1573. Lascio la parola a Maria Maddalena e ti auguro buon ascolto, grazie. È il primo volume di una collana che è iniziata nel 2013. La collana si chiama Fonti e documenti dell'Inquisizione, un titolo molto asciutto. Col senno del poi avrei dovuto chiamarla Coercizione all'ortodossia, che avrebbe attirato molto più attenzione e la curiosità, però il titolo è asciutto ed essenziale perché il messaggio voleva essere essenziale, semplice e chiaro, ovvero pubblicazione di documenti relativi all'Inquisizione. Quando si parla di documenti, di edizioni di documenti, fra i non specialisti, non addetti ai lavori, c'è sempre una certa presa di distanza. In realtà ciò che noi abbiamo voluto fare, l'operazione che abbiamo voluto fare, è stata quella di, è stata una sfida, quella di rendere accessibili a tutti dei documenti altamente specialistici come sono i processi inquisitoriali. E in che modo renderli accessibili? Facendo edizione, perché è un testo scientifico, ma facendo anche la traduzione e abbinando a tutto ciò un'ampia introduzione che potesse dar ragione dei problemi che quei documenti hanno sollevato. Direi che la sfida che mi è parso giusto lanciare è stata una sfida vincente, perché nel settembre del 2013 abbiamo pubblicato questo libro, che è anche il secondo della collana di cui oggi non parlerò, magari in un'altra occasione, se ci sarà. Nel maggio del 2014 il volume era già esaurito, I margini dell'eresia. Margini dell'eresia è un libro che nasce da una storia che riguarda soprattutto i margini, ovviamente. Il sottotitolo è Indagine sul processo inquisitoriale, Unix 1492. Unix è in Val di Susa, la Val di Susa alla fine del 400 era vivace tanto quanto lo è adesso, e due predicatori itineranti che provenivano dalla Valle Spolitana, dalle centrali, dall'Umbria, terra religiosa, profondamente religiosa, due predicatori itineranti fanno un viaggio attraverso l'Italia, vanno al di là, superano le Alpi, vanno nel delfinato d'Oltralpe, girano un pochettino, la Borgogna, l'Alvernia, la Valle del Rodano, tornano indietro e vengono catturati dagli uomini dell'inquisitore che aveva sede a Unix, portati a Unix e interrogati. Questi due predicatori itineranti si chiamano Barba Martino e Barba Pietro. Perché Barba? Il termine Barba è un termine che i valdesi, tanto medievali, utilizzavano per definire i loro predicatori itineranti. Barba tuttora in piemontese e anche in Veneto, per cui nei dialetti dell'arco alpino, significa zio. È quello zio che di solito non si sposa, che è autorevole, a cui ci si rivolge in caso di bisogno, la persona saggia. Quindi nel Medioevo i Barba per i valdesi erano i magistri, i maestri, coloro che incarnavano il messaggio di Cristo con il comportamento e con la parola, e che andavano nelle case dei fedeli a predicare. Quindi già qui vediamo come il mondo dei valdesi medievali, e in particolar modo con questi due predicatori itineranti tanto medievali, è un mondo in cui la parola, il Vangelo, l'esempio del Cristo, non si va ad ascoltare nelle chiese da un prete che parla in latino ed è lontano rispetto al fedele,
Mato è una parola che va direttamente nelle case, case di montagna, delle valli valdesi, la Valle del Bragelato, la Val Pentice, la Val Germanasca. Quindi predicatori davanti che vanno nelle case, predicano e portano i libri, portano i testi contenenti quei parti del Vangelo, soprattutto il Nuovo Testamento, sermoni, orazioni, che erano state tradotte in un volgare provenzale, che è una lingua morta, un rango morto, che tuttora si sono, che noi abbiamo, si sono conservati e attualmente sono soprattutto alla Cambridge University Library, a Ginevra e a Dublino. Sono libri estremamente piccoli, delle dimensioni di una scatola di ceruzzeri, che i barbari, i predicatori itineranti, portavano con sé nella bisaccia, infatti sono cosiddetti codici da bisaccia, piccolissimi per ragioni di comodità, per chi doveva passare la propria esistenza on the road, ma piccoli anche perché dovevano essere nascosti, in quanto i barbari, i predicatori itineranti, non dovevano darne l'occhio, perché erano il bersaglio degli inquisitori che li cercavano per individuare la rete di relazioni che loro incarnavano durante i loro pellegrinaggi. Questo è il contesto in cui si sviluppa una vicenda che ho fatto anche locale in questi giorni in relazione ad alcune presentazioni che io studio dal 1996. Tutto ciò, questa ricerca, questa indagine, mi è stata sollecitata da una suggestione. La suggestione che ho avuto quando la prima volta a Cambridge, nella sala dei manoscritti della Cambridge University Library, mi sono fatta portare i faldoni con i processi contro i valdesi. Di processi inquisitoriali ne ho già visti parecchi, in particolar modo mi ero occupata di Guglielma, cosiddetta la boema, ma per carità non chiamiamola più Guglielma la boema, perché non era boema. Io ho tentato di chiamarla Guglielma di Milano per sollecitare una riflessione, chiamiamola Guglielma Tucur, un processo molto bello, l'unico processo milanese inquisitoriale che si conosceva prima del rinvenimento di cui vi ho fatto menzione, però ne ho visti anche molti altri, quindi avevo una certa solidità di esperienza. Quando arrivano questi processi, e io ero molto incuriosita dal contenuto dei processi, in realtà mi sono resa conto che mi trovo di fronte a qualcosa che non avevo mai visto prima. E la mia attenzione dal contenuto, che è il necessario, l'inevitabile, l'unico punto di riferimento di uno storico che deve andare al contenuto dei documenti, si è spostata ai margini. Ai margini del manoscritto, no? Delle zone bianche. E questo decentramento del punto di partenza della ricerca ha alimentato un filone che dai margini è partito e nei margini è rimasto lungamente. Perché? Perché quei margini non erano bianchi, come solitamente sono i manoscritti inquisitoriali, che sono i manoscritti giudiziari ad uso interno, no? Scopo poliziesco, giudiziario prima e poliziesco poi, ma erano estremamente vissuti. C'erano mani di persone diverse che erano intervenute e avevano commentato il contenuto del processo, come se quei processi avessero avuto una storia al di fuori dell'archivio. Barba Pietro, ma in realtà processo è una parola impropria, perché sono due frammenti di interrogatorio, quindi pensate, nemmeno un processo completo, sono due interrogatori, uno a Barba Martino, uno a Barba Pietro, uno fatto il 7 agosto del 1492, l'altro il 9 agosto 1492 a Unix in Val di Susa. Questi due frammenti si trovavano insieme all'altra documentazione abbondantissima, ricchissima, di una ricchezza quasi vertiginosa per lo storico che vuole affrontare questi temi, nell'archivio dell'arcivescovo di Amparo.
Amran faceva parte, era nel delfinato, nel 400 il delfinato si allungava anche in territorio attualmente piemontese, nella valle del Chisone, e in particolar modo a noi interessa la valle di Pragelato, che è la parte più alta della valle del Chisone. Per intenderci, qualche anno fa, quando ci sono state le Olimpiadi invernali, c'erano le gare di fondo. Quindi il delfinato copriva anche tutta quella zona e i processi svoltisi a Ulx, che però era Piemonte, no, era Savoia, non era delfinato, sono stati portati in un altro luogo di conservazione. Alla fine del Cinquecento Amran era chiamata la pulzella del delfinato, perché era l'unica città cattolica in un territorio che ormai era ugonotto, era protestante. I protestanti attaccano Amran, entrano nell'arcivescovado, staccano dei sacchi dentro cui c'erano i documenti e li buttano in strada. Abbiamo la cronaca di questo episodio, in cui si parla di sacchi pieni di documenti che casualmente sono stati rinvenuti da due importanti ugonotti che li donano poi ad altre persone. Che fossero dei sacchi non ci stupiamo, perché era uno dei modi in cui veniva conservata la documentazione, quindi non in ordine su degli scaffali, ma in sacchi appesi per evitare sia problemi dati alla mobilità che del rotatore. Quindi era stato anche abbastanza comodo entrare in questo nell'archivio, staccare i sacchi e buttarli. Da quel momento in poi inizia un'avventura documentaria che è degna di un giallo. Sono predicatori itineranti, partono, vi dicevo, dalla valle spoletana, vengono catturati in Val di Susa, interrogati ad Ulx. Che cosa dicono? Dicono delle cose che per i giudici della Val di Susa sono stranissime. Ma non solo per i giudici della Val di Susa, anche per gli studiosi che hanno voluto studiarle successivamente. Vi leggo, per esempio, cosa risponde Barba Martino, uno dei due predicatori itineranti che viaggiavano sempre in coppia, secondo il modello apostolico. Uno era il Barba più dotto, l'altro era l'apprendista che imparava ascoltando le prediche che faceva l'altro Barba. Alla domanda del giudice circa i santi e se credessero ai santi, il Barba risponde di no, o meglio, non a tutti. Non credevano in San Paolo, e la risposta è perché era stato un assassino, quindi non poteva essere un santo. Credevano invece in San Pietro. Il giudice gli chiede per quale motivo San Pietro sì e San Paolo no. Perché San Pietro ha fatto dei miracoli che si possono vedere. I giudici non capiscono tanto bene, non capiscono non solo perché il tema è strano, è anomalo, la risposta era inaspettata, ma non capiscono anche perché i due Barba parlavano un'altra lingua, parlavano volgare dell'Italia centrale, e poi vi farò capire le difficoltà di questi giudici che dovevano comprendere ciò che dicevano i predicatori itineranti umbri, e il notaio doveva tradurre in latino, e nel tradurre in latino è venuto fuori tutto, con grandi difficoltà di chi ha tentato di fare l'edizione critica, però i nomi sono stati sciolti. Allora, che cosa risponde Barba Martino al giudice che gli dice perché San Pietro è un santo? Risponde con una lunga storia, lunghina, non troppo lunga, che vi voglio leggere. Questo per farvi capire il tipo di documentazione che questi due apparentemente innocui e limitati frammenti contengono.
abbia compiuto, è presentato un lungo e originale racconto che riguarda le origini del Pantheon. Quindi ci spostiamo a Roma. Quando San Pietro faceva costruire la chiesa di San Pietro a Roma, il diavolo andò da lui e gli disse: io farò costruire una casa più bella e in tempo più breve di te. Dopo un po', il diavolo ritornò da San Pietro che stava costruendo la sua chiesa e gli disse: vieni a vedere la casa che ho fatto. Quando entrerai in quella casa, per nessuna ragione dovrai fare il segno della croce. E allora San Pietro andò a visitare la casa e quando fu davanti alla casa e il giudice deve aver chiesto quale casa, perché il barba si affretta a precisare, una chiesa che ora si chiama Santa Maria della Rotonda. Io vorrei sapere quanti italiani sanno che il Pantheon ha come vera dicitura Santa Maria della Rotonda. Quindi questi predicatori itineranti viaggiavano e sapevano bene ciò di cui stavano parlando. San Pietro non può resistere a non fare il segno della croce, quindi con cautela lo fece, ponendo la mano sulla barba e dicendo: per questa santa barba. Poi mette la mano sullo stomaco e dice: per questo santo fonte, al braccio destro, al braccio sinistro, dicendo: per queste spalle, questa casa è proprio bella. Una volta così fatto il segno della croce, il diavolo voleva distruggere quella casa, ma Pietro glielo impedì e fece uno scongiuro. E poiché Pietro si trovava sulla porta della casa, il diavolo non poteva uscire, ma conficcando i piedi per terra lasciò le impronte e uscì attraverso un buco che fece nella sommità della chiesa, il quale foro c'è ancora, ne si è potuto in seguito riparare, e per questo miracolo visibile in modo oculare credono in San Pietro. Negli altri santi invece non credono, perché sono stati peccatori e non hanno visto i loro miracoli. Spero di avervi sollecitato la curiosità verso questi temi complessi, però quello che ho cercato di fare e che farò e che continuerò a fare è quello di rendere cose complesse come queste semplici e avvicinabili da tutti. La semplicità non vuol dire dare una lettura semplicistica ai problemi, vuol dire semplicemente rendere una complessità che esiste e che non deve essere sminuita comprensibile. La complessità resa in modo semplice, non ciò che è semplice reso in modo semplicistico e complicato come talvolta purtroppo accade. Vi ringrazio. Thank you.